sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come il pezzo di una vita che non c'è. Come un ago nelle vene, o una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via e non guarisce mai. E non mi passa mai. Ogni giorno mando giù le mie lacrime per te, ogni notte il letto è così grande che io ti scrivo ancora un po', e lo so che non dovrei, che mi devo liberare dalla trappola di questo amore, perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare. Ti vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso, sai, non ti posso perdonare mai. Oh, oh, mai. Ricomincerò da qui, ricomincerò da me, a rifare mille mura adesso che i tramonti che vedrò e le canzoni che farai sono fuoco che mi brucia come mai. E io povero sarò e tu povera sarai, la distanza di un amore che non ho parole per spiegare, perché non vivo più, perché mi manchi tu, e questo cielo blu non lo posso sopportare. Vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso, sai, non ti posso perdonare, perché un uomo non può vivere di sé, e forse è questo da cambiare. E ora passo il tempo a chiedermi che fai senza me. E mi manchi tu, questo cielo blu non lo posso sopportare. Vedo come sei e come ti vorrei, non è lo stesso, sai. Bravo Mario. Grazie. E, allora, a livello vocale, da quanto ti conosco io, sei migliorato tantissimo. Nel senso che hai imparato a usare la tua voce, hai imparato a appoggiare tutto quello che è. Se devo trovare un appunto, mi permetto di... nelle parti basse, gli avrei dato un po' più di verve a questo pezzo, perché siccome è un pezzo abbastanza sentito, abbastanza, tra virgolette, doloroso... E mi è sembrato tutto abbastanza lineare. Piatto. E, però a livello vocale non ti si può dire nulla. Sulle parti alte invece, col fatto che dovevi spingere, dovevi sforzarti di più, hai dato un po' più di grinta al pezzo. Ok. Infatti a me è piaciuto tanto, perché hai, a differenza di altre volte, dato un pochino più di colori, questa parola che piace tanto a Adriano. Al pezzo sei colorato, potresti essere più colorato ancora, sì. Se posso permettermi, però a me sei piaciuto e ho sentito tanta dolcezza nella tua interpretazione, mi sei piaciuto più delle altre volte, bravo. Grazie mille. Hai
Io non so che pezzi normalmente porti perché non ho il tuo vissuto. La canzone è difficilissima, tu l'hai cantata benissimo. Magari manca un po' di, ma un po', forse un po' di grinta, ma magari un po' più di coinvolgimento. Però, cavolo, bravissimo. Grazie a tutti. Ciao Colorato. Ciao bello. Fabio Ottaviano, giusto? Non è Ottaviano, non Ottaviani, non vorrei sbagliare. Sono, no, perché siete in due. Siete due, ok. Fabio porta una canzone di Zucchero, Donne. Donne, un telefono che non suona mai. Donne, in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Le vedi camminare insieme nella giocata di sotto il sole. Non si vede un cazzo, né la gioia né il dolore. Camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggi opachi senza gioia né dolore. Donne, tutti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. Donne, dururu, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente. Gli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. E vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggi opachi senza gioia né dolore. Donne, suona mai. Donne, duru, in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Grazie, conclusione, mo siediti. Grazie. Aspetta. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Devo dire che ho apprezzato la semplicità e anche la trasparenza con cui hai cantato il pezzo. Ci hanno detto che hai avuto delle difficoltà nel leggere il testo. Sì, c'era un pezzo che era scritto piccolissimo. E ce l'hanno detto. L'ho detto anch'io. Sì, quello l'avevamo capito. L'ha cambiata bene, però no, non si vede un cazzo, niente. Bellissimo così. Interpretazione buona. Inventiva anche. Sì. Sì, diciamo che si sente che non hai tanta tecnica e padronanza della voce, però comunque nella sua linearità è stato abbastanza intonato, senza troppi colori, ma non piatto, e per cui per me è andata abbastanza bene. Bene. Non ci ho capito niente, però è andata bene. Diciamo, molto brava. Prossima volta, magari. Cioè, si vede che non sei intonato. Comunque è andata bene. Prossima ti volta, sei divertito? Provati un pezzo dei Branduardi, perché secondo me... Comunque, sai che ci avevo pensato? Non so perché, ma... Io non lo so. Comunque è bravo, sei simpatico. Bravo. Va bene. A posto. Ma se devo dire giusto due cose in più, considera che questo pezzo è di una difficoltà assurda, sembra un pezzo che è una stronzata, in realtà è proprio l'opposto. Ci sono dei momenti in cui devi prendere
un fiato esagerato e riuscire a farla tutta in apnea perché non c'è posto per poter respirare. Quindi o ne sei consapevole oppure ti ritrovi a dover fare... Che non faceva smettila. Perché non si sentiva. Va bene, io mi sono divertito. Grazie. Sei divertito? Ecco, grazie. Perché vuoi... Ti sei divertito? Sì, ma va bene così, però, non c'è problema. No, alla fine... Ma va benissimo, va benissimo. Ho vado canto donne, mi piace. Ti piacciono le donne, quindi. Ti sei divertito, come dici? Ti sei divertito. Virginia. Virginia canta una canzone di Mina e l'importante è finire. Poi Denise. L'importante è anche iniziare, perché se no, che fai? Prego, Adriano, stai zitto. Come disse il vecchio saggio al bambino... È meglio avere il culo gelato che gelato in culo, va bene. Portare Mina non è da prego. No, ma perché devi sempre malinterpretare quello che uno pensa? Perché conosco i giudici. Errato. Prego. Volevo dire tutt'altra cosa. Ma io scherzo. Vabbè, non mi chiude. No, che a me piace il tuo timbro vocale perché è molto ricco e sensuale, penso. Grazie. Naturalmente. La cosa che ho notato e che non mi è piaciuta troppo invece è stata che questi glissando, questi tentativi di blue note, cioè passare da una nota all'altra facendo un po' questa cosa così, l'hai fatta troppo spesso, rischiando di cadere nella stonatura. Per cui magari a volte sì, questo ci sta perché è un bell'effetto, ma altre volte invece è meglio passare da una nota all'altra in modo deciso
però a me il tuo timbro piace. Grazie. Dire questo. Ma concordo con quello che ha detto lei, e occhio appunto a questi glissati, perché a volte se non becchi la nota giusta risulta stonata. Ok, grazie. Concordo. Cioè fare qualcosa di diverso magari, no, una variazione, no? No, guarda, hai scelto una canzone veramente impegnativa, però no, secondo me l'hai fatta in un modo ottimo. Bravo. Grazie. Grazie. Denise. Oh, meno male, arrivata anche lei. Guarda, io non la farei neanche cantare, per me no, ha già vinto. No. No. Denise porta una canzone di Noemi, Briciole. Tante scuse insostenibili, da qualche tempo eri tu con me. Non c'è più niente, niente, niente che mi leghi a te. Mi sento un vuoto da disperdere, toccare il fondo per capire che fa piangere. Sebbene cercherò di muoverti da questa nuova immensità che c'è, non c'è più niente, niente, niente che mi lega a te. È un grande vuoto in fondo all'anima. Tu dimmi un po' sarò più innamorata di te. Non c'è più niente, niente, niente che mi lega a te. Ma non è facile difendersi, e sono ancora troppo fragile in questo gioco senza te. Ciao, è stato bello. Beh, giusto per usare un francesismo, sti cazzi. Grazie. Adesso parlate di colori, di aria. No, lei sta piangendo ancora, quindi. Mia, magari.
uno quando, oh, non è che quando uno si vede si tocca. Anch'io. Denise, cosa ti si può dire? Nulla. Cosa fai della musica? Canti da qualche parte? Prendi lezioni? No. Cosa aspetti a iniziare a mettere su qualcosa? No, mi diverto troppo. Non voglio prendere lezioni, mi diverto. No, lascia perdere, non prendere lezioni. Quanto aspetti a mettere su una band? Famiglia, qualcosa. Quanti anni hai? 27. 27. E sarebbe anche ora di sfruttare questo talento. Ciro, tu che ne dici? Se vuoi sfruttare questo palco, potresti già da domani. No, è tecnica, passione, sei perfetta, precisa. Utilizzi, strano che tu non abbia preso lezioni, perché hai proprio le tecniche DNA. Giuste, ma proprio anche l'atteggiamento sul palco. Non so, hai studiato la parte benissimo. Sei perfetta. Grazie. Brava. Vuoi un fazzoletto? No, grazie. Io sarò molto poco politically correct, ma io spero che tu vinca. Grazie. Oh! Erika! Meno male un po' di colore in questa serata, se no... È vero, mio amico! Lo chiamo anche Rocco, però questo poi vi spiego perché. Aspetta, non è che mi fa le uova fuori di ridere. Meglio il microfono vicino. Hai finito? Questa piange e ride, non sa che cazzo deve fare stasera. Meno male. A posto. Eric. No, non dire c'hai caldo perché noi ti prendiamo poi a parola. Eric porta una canzone di Massimo Ranieri, La voce del silenzio. Fermati un attimo. So, Eric, tutti spenti, Adri? Ci sei? Sai cosa pensavo? Che gli stava scappando. Allora, falla da qua, tanto uguale. Ciao. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Troppe cose che credevo morte ormai, e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'ombra nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Che non avevi perso mai, che non
nel mare del silenzio mi manca sai molto di più. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che come già avevo sentito in passato, ed eravamo tra virgolette colleghi, nel senso che ero anche un concorrente, e devo ammettere che hai sempre una gran bella voce. Grazie. Se devo fare giusto due appunti, occhio quando vai a prendere le parti alte perché sei leggermente crescente, okay. E poi se devo essere sincero avrei scelto la base di Bocelli e non quella di Ranieri, che secondo me dà più libertà al tipo di voce che hai. Non ho mai sentito la base di Bocelli. Ascoltati la versione di Bocelli. Okay. E tu hai un grande talento soprattutto nel vibrato. Ti esce molto bene, hai anche questa pronuncia con questa R francese. L'unica cosa di moscio che ha è la R. Scemo. E a me piace veramente un sacco. Quindi bravo. Grazie. Signorina. Ciao. Ciao. Io sono combattuta. Non riesco tanto a capirti, ti ho sentito un'altra volta e ti ho sentito oggi e ancora non riesco a collocarti. No, non mi hai mai sentito. Sì, quando? Ti ho sentito un'altra volta quando c'era anche Stefano. C'era. Sì, sì, sì. Quando sì. C'è stata quella mini faida. Sì. C'ero. Ah, ok. Era ma non gareggiavo. Sì, ha portato Margherita. Ah, ok. Okay, dicevi e tu hai una voce fantastica, okay. Veramente bella. L'impressione che io ho è che tu ne sia consapevole ma non ne abbia esplorato i confini, quindi io non riesco a collocarti in un certo genere di musica e ma non riesco a capire... Ma neanche io non riesco ecco, a collocarmi, sì sì. Perché tu sei veramente molto bravo ma non riesco a capire quello che mi vuoi far capire tu. Guarda, non riesco a farti capire niente perché neanche ecco, ho capito allora niente. Allora ho capito bene. Sì, sei capito che molto non si capisce bene. Però tu sei molto bravo. Ok, grazie mille. Io sperimenterei altri generi anche molto più contemporanei o ancora più datati. Guarda, cioè, io non vivo di canto. Cioè, no, lo so, però per capire anche tu potrebbe servirti come input per collocare... Forse io proverei un Bruno Mars, lo conosci? Sì, vabbè, quando avrò tempo, cioè veramente... Non faccio del canto la lui mia lui fra un morto l'altro... Cioè lavoro, sono medico e quindi ogni tanto imparo bravissimo. Delle canzoni e li vengo a proporre, ogni tanto. Cioè non quando se puoi accettare il mio, io studierei When I Was Your Man di Bruno Mars. Va bene, un giorno ci penso, forse fa poco. Comunque da sì, quello sì. Che ho capito non ci avete capito un cazzo nessuno dei due. Sì, comunque grazie del complimento, grazie. Prego. Sì, sì. Ti posso chiedere una roba al volo? Sì. Mi fai la nota più bassa che riesci a fare? Adesso... E ci vuole qualcosa? Scendi. Do, si, la, sol. No, non è neanche questa la gara. Basta, questa. Cioè, posto. Perché io addirittura butterei un Barry White. È vero. Un Barry White, ma proprio giusto così, Va pensaci, bene. Pensaci. Sì. A posto. Sì, penso, basta, okay. Grazie. Ciao. Daniele, e poi chiudiamo con Fabio. Ti sai collocare te? No, assolutamente no. Qualche ufficio. Daniele porta una canzone che dirà lui. Vai Daniele, di che canzone porta? No, Beppe, tu che sei ferrato nella lingua inglese, prego. No, dillo tu.
Allora, è una canzone dei Blink 182. Si chiama... Dai, prova a dirlo. La canzone si chiama What's My Destiny Dragon Ball. Sì, quasi. No, si chiama What's My Game Again. Again. Giusto, Adri? Che cazzo ne so. Bravo, okay. Beppe. It was a Friday night, I walk alone to get my feeling right. I started making out, and she stuck up my pants, and then I turned on the TV. And that's about the time she walk away from me. Scusa, me la rimetti? Beppe, nonna, c'è qualche problema con la base? Tra la base e le parole, forse. Possiamo, vediamo se è giusto. Took her out, it was a Friday night. I walk alone to get my feeling nice. I started making out, she took it off my pants, and then I turned on my TV. And that's about the time she walk away from me. Nobody likes it when you're 23. I should more than miss my TV show. And what the hell is it in my friends that I should know my age? What's my age again? What's my age again? And later on the drive up, I called her mom from a payphone. I said I wish the cops and gonna spend the jail. They still looks down inside of me. And that's the sound of peace for me. Nobody likes it when you're 23. I show more of this than French phone calls. And what the hell is really in my friends that I do know my age? What's my age again? What's my age again? Wait for me. Nobody likes me when you're 23. And you feel like I'm the only freshman here. And what the hell is wrong with me? My friends and I showed all my pain. What's my age again? That's about the time she's broken up with me. No one should take the time to be seriously. With many years I have to fall in love. And why we wish you get off me? I have real not at my age. What's my age again? What's my age again? What's my age again? Stiamo litigando per colpa tua. Grazie. Scusatemi. Partendo dal presupposto che tu sia lo Steve Meister della serata, io so che cosa intendi, cioè so che tu lo sai. Però, come ti ho detto la volta precedente, e cosa che ritengo tuttora, ti sottovaluti troppo. Porti canzoni che non ti valorizzano, che sono molto piatte, che tu fai e con cui fai divertire gli altri, ma con cui non metti in risalto quello che puoi fare, che secondo me è molto di più. Sei molto di più di uno Steve Meister. Questa fa tatuatela sul però braccio. Steve Meister me lo sono dico. Molto di più di uno Steve Meister. Mi sembra uno me la segno nel cuore questa. Ma l'hai abbassata? No, anzi, non so che base è, ma quella su cui ho provato io era un'altra. Perché io questa base qui addirittura l'avrei alzata di un paio di semitoni, se devo essere sincero. Forse sì, forse hai ragione. E concordo con quello che hai detto con lei. Prova a... Tipo? Sono sa. La tua canzone preferita qual è? Figaro. Da cantare. Da cantare. Restringiamo il campo.
quella in cui sei sotto la doccia o sei in macchina, non ti sente nessuno, ma te la ma senti. Io ti dicevo l'altra volta vene. Mi piacerebbe cantare The Middle di Jimmy Eat World. E me l'hai detto, ma se non esiste la base, no, grazie no, a te. La base esiste senza parole, fatta da un amatore. E perché non la studi? Perché è difficile. ma grazie al. Quello, ecco, bravo. Articolo per signora. Cioè, è questo che ti voglio dire. Tu riesci bene in queste cose perché sono divertenti, tu sei bravo sul palco, fai divertire. Però secondo me puoi fare molto di più. Perché sei bravo. Se no, non te lo direi, ti direi. Altre, esatto, ti direi. Beh, senti, può anche essere. Però non sottovalutarti sempre così, perché è un peccato. Ma lui è scazzato. Cioè, ma mi fa incazzare. Cioè, lui è fa incazzare me se è scazzato. Cazzo. Lui è fatto così, A posto. Grazie. Bravo. Ciao, ne. Fabio, dai l'ultima. Fabio porta una canzone di Massimo Di Cataldo, Se adesso te ne vai. Restare senza te, se adesso te ne vai, non me ne frega niente. Domani è un altro giorno, ricomincerò. E non avrò rancore quando parlerò di noi. Nasconderò il dolore come non ho fatto mai. Dire adesso che ti dovrei capire, perdonami ma io non ti perdonerò, se adesso te ne vai e fai crollare il mondo su di me, e adesso te ne vai ed io non viva più, lo so mi abituerò a camminare senza averti accanto, non è così per te, che lo sapevi già. L'ultima valigia e poi tutto cambierà, e già qualcuno aspetta per portarti via di qua. Spero soltanto che stavolta sia per sempre. Ma quanto male fa doverti dire che se adesso te ne vai non ci sarà più posto dentro me. Ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei. Trascina via con te le tue incertezze, la tua ipocrisia, ma il male che mi fai non puoi portarlo via. Diventerà uno scudo col quale mi difenderò da te, e adesso sbatti forte quella porta via da me. E maledico il giorno che ci ha unito, è questo che ti vede andare via. Non mi rimane che un saluto, abbasserò la testa e così sia. Giuro d'ora in poi io
non so più chi sei. Se adesso te ne vai, ti chiedo solo non portarti mai, perché non ci sarò. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che, mentre tu mi lasci, io rinasco senza te. Grazie. Allora, ciao Fabio. Ciao. Domanda semplicissima, subito al volo così. Hai qualche problema di salute in questo momento, tipo raffreddore, influenza? No, su quello sto molto bene per problemi miei. Ok. Non sto bene perché ho problemi miei. Ok, tranquillo. Perché sposti la testa, la bocca dal microfono?